sede del completo più famoso al mondo. In 3 giorni di gara i più grandi cavalieri del momento si contendono la vittoria più ambita. Il completo si svolge su 3 prove. La prima giornata il dressage, la seconda giornata il cross ed infine il salto ostacoli. Diamo subito uno sguardo alla classifica provvisoria dopo la prova di dressage. Per capire bene le cifre, ricordiamo che nel completo il punteggio viene attribuito in senso negativo. Chi ha meno punti è in testa. Questa è la situazione. Al primo posto Mary Thompson su King Boris. Al secondo Ellen Bell su Troubleshooter. Al terzo David Conner su Wilton Fair. Al quarto il vincitore dell'altro anno Ian Stark su Murphy Himself. Al quinto ancora Mary Thompson su King William. Al sesto Ronnie Powell su Irishman. Seguiamo ora il cross che deciderà l'ordine di partenza nella prova finale di salto. Questo è Ian Stark su Murphy Himself all'ostacolo numero 10. Molto bene, molto bene. Fantastico. Riprende subito un bel galoppo deciso e sicuro. Davvero straordinario. Vale la pena rivederlo al rallentatore. Osservate. Qui si deve tenere il peso ben indietro, stando perfettamente dentro la sella. Perfetto. 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 Adesso il peso in avanti. Magnifico. Ian Stark si sta ora avvicinando all'ostacolo del lago. Prima deve superare un carro molto imponente. Lo ha saltato adesso. Il lago propone una gabbia molto stretta con l'uscita nell'acqua. Perfetto. Molto bene. Ottima l'uscita. Ottima, davvero molto buona. Questa è Mary Thompson su King William. Il cavallo è noto per avere un passo molto regolare. Non è capace di grandi spunti, ma può mantenere la stessa andatura su tutto il percorso. Qui si sta avvicinando all'ostacolo 23, una combinazione di muri che offre al cavaliere diversi approcci. Mary sceglie il più difficile, cioè quello che fa risparmiare più tempo. Ci vuole davvero un gran controllo per andare a saltare in quell'angolo. Adesso Mary si avvicina ad un'altra combinazione cancello più gabbia di siepi. Bene al cancello. E adesso le siepi. Una, due. Ottimo, ottimo, molto bene. Torniamo su Ian Stark. Si sta avvicinando all'ostacolo 17 chiamato l'angolo, the corner. Sta decidendo di prendere la strada più veloce e difficile. Si deve saltare un fosso subito seguito da un ostacolo disposto ad angolo acuto. È indispensabile una precisione al centimetro. Richiama l'attenzione del cavallo. L'ostacolo è difficilissimo. Eccolo. Perfetto, molto bene. Una lunga galoppata adesso prima del prossimo ostacolo. L'andatura è perfetta, senza scatti e molto regolare. Ian Stark incomincia a richiamare l'attenzione del cavallo. Anche qui forse sceglierà la strada più veloce e difficile, l'angolo della palizzata seguita dal fosso. Ecco, inquadra il cavallo. Via gambe. Perfetto. Sta andando molto bene. Ora sa che lo aspetta un ostacolo difficile nel quale si deve controllare molto bene la battuta. Per questo tiene in mano il cavallo senza farlo galoppare troppo. Gli fa guardare bene l'ostacolo. Perfetto. Sta facendo un ottimo tempo. I cavalieri devono completare il percorso nel tempo di 12 minuti e 17 secondi. Per ogni secondo in più vengono attribuiti 0,4 punti di penalità. Vediamo se Stark riesce a stare nel tempo. Il cavallo sembra in ottima forma. Il suo punto debole sono sempre stati gli ultimi 1000 metri. Oggi però sembra che Ian Stark è stato bravo nel regolare il passo. Si avvicina all'ultimo ostacolo, il famoso bar che ha sempre fatto molte vittime. Lo passa benissimo ed ha ancora energia per allungare. È oltre il tempo, ma non di molto. Chiude in 12:21. Si vede attribuire solo 1,6 punti di penalità e passa a condurre la classifica provvisoria. Seguiamo ora il percorso di Rodney Powell su Irishman. Parte in 6ª posizione dopo il dressage ed è certamente uno dei binomi favoriti. Controlla il tempo alla partenza ed inizia ad un'andatura tranquilla.
Bene sul primo ostacolo. Adesso lo vediamo al carro che precede il lago. È andato molto bene. Bene sulla gabbia, bene anche nell'acqua. Ah, è un po' indietro, ma ce la fa lo stesso. E riparte subito velocissimo. Questo è uno dei cavalli più veloci tra i concorrenti. Ha sicuramente la possibilità di fare un ottimo tempo. Siamo vicini a metà del percorso. Vediamo il tempo intermedio. 5:35 a metà del percorso. Ebbene, nella tabella di marcia. Adesso molto bene anche in questo difficile passaggio e subito a galoppo veloce e sicuro. Ostacolo difficile, su quale spesso i cavalieri inciampano. Anche lui, ma si salva molto bene e riprende ad una grande andatura. Sta andando molto veloce. Adesso Stark richiama il cavallo, gli chiede l'attenzione e sceglie la strada difficile. Si salva per un pelo e riprende ad un galoppo ancora più veloce di prima. Vediamo adesso il footbridge. Molto bene, molto bene. Guardate come non perde un secondo subito dopo l'ostacolo e si distende in un galoppo molto veloce. Powell può davvero farcela finire entro il tempo di 12:17. Bene su questo. Molto bene, anche se ancora un po' indietro, ma il cavallo si riprende subito benissimo. L'andatura è sempre molto sostenuta. Bene sull'ostacolo 29 e via adesso al galoppo pronto ad affrontare l'ultimo ostacolo. Il ritmo è decisamente alto. Forse il miglior tempo realizzato sino ad ora. Non ci sono cedimenti. Trentatré. Dovrebbe farcela stare dentro i 12:17. Vediamo come affronta l'ultimo ostacolo de Bar. 11:44, 11:45, 11:46. Dovrebbe farcela. Molto sicuro sull'ostacolo, allunga benissimo, non ha bisogno di forzare, sa di essere in tempo. Chiude in 12 minuti. Il miglior tempo di oggi per Ronnie Powell, che risale così dal sesto al secondo posto in classifica, prima della prova di salto ostacoli. Questa è Ellen Bell su Troubleshooter. È al secondo posto dopo la prova di dressage. Sta facendo un percorso molto bello, prudente ma regolare. Sceglie la strada lunga all'ostacolo di muri. Adesso invece rischia sulle siepi e riesce a salvarsi in maniera straordinaria. Si inserisce al terzo posto nella classifica prima del salto. Il lago ha provocato problemi a molti concorrenti. Qui vediamo cosa è accaduto a Fennet Focus. Rivediamola al rallentatore. Ci accorgiamo che il cavallo si ferma perché sente che il cavaliere non è più bene in sella. A qualcuno è andata ancora peggio. La telecamera è alla base dell'ostacolo. Attenzione, arriva prima il cavaliere, poi il cavallo. Il cavallo si rialza e il cavaliere resta staffato in una brutta posizione. Per fortuna si libera subito. E tutto finisce bene, con tanta acqua negli stivali e un simpatico spettatore che si è preoccupato di andare a prendere il cavallo. Così, alla fine del cross, la classifica vede tre cavalieri ai primi posti divisi da pochi punti.
Ian Stark su Murphy Himself è primo con 53,8 punti. Rennie Powell su Irishman è secondo con 56,4 e Mary Thompson è terza con 58,6. Nella gara di salto ogni errore vale 5 punti, quindi questi tre cavalieri sono separati da un solo errore. Se fanno il percorso netto, possono vincere. Se fanno un solo errore, perdono il titolo. La prima a partire è Helen Bell. Se fa percorso netto, può vincere il titolo. Se fa un errore, mantiene almeno la terza posizione. Godiamoci il suo percorso in silenzio. Felicissima alla fine del suo percorso Helen Bell, che con un solo errore e 5 punti di penalità è sicura di aver guadagnato almeno il terzo posto in classifica finale. E adesso è la volta di Rodney Powell su Irishman. La prova di salto è sempre stata il tallone d'Achille di questo cavallo, che in più di un'occasione ha perso la vittoria proprio per gli errori commessi nella gara di salto. Vediamo cosa sarà in grado di fargli fare oggi Rodney Powell, che se fa un percorso netto può ancora sperare di aggiudicarsi Badminton 91. Fa una volta prima di passare la linea di partenza. È partito. Ian Stark segue con apprensione il percorso di Powell. Sta andando molto bene Rodney Powell. Adesso arriva la gabbia. Molto bene sulla gabbia.
Manca solo una dirittura e la doppia gabbia. Oh, davvero fortunato. Ecco la doppia gabbia. Uno, due, tre. Fantastico! Rodney Powell è riuscito a fare un netto con il suo Irishman ed è giustamente molto, molto felice. L'anno scorso, Irishman si è classificato sesto a badminton ed oggi è a un passo dalla vittoria. Guardate com'è felice Powell. Sembra non credere a quello che ha fatto. Adesso deve aspettare solo il percorso di Ian Stark, che è in testa, e che se fa un percorso netto, vince badminton. Basta un errore per retrocederlo in seconda posizione. Murphy himself è un grande saltatore, ma non è un cavallo facile da montare nella gara di salto. Ha comunque grandi mezzi e si è sempre comportato molto bene in questa prova. Guardate come Ian Stark deve lavorare con le mani per tenere il cavallo sotto controllo. Molto sicuro, molto bene su questo largo. Ai, ai! Oh, come si è salvato! Si è salvato per miracolo. Bene su questa dirittura e a pochi ostacoli dalla vittoria. Affronta adesso la gabbia con il primo dritto di tavole. Molto bene! Molto bene! Perfetto! Continua a chiamarlo molto in bocca. Ah, la pelata! Ian Stark ha perso badminton 91 e Rodney Powell ha vinto. Ecco il momento in cui Powell scopre di avercela fatta. La classifica finale di badminton vede Rodney Powell su Irishman primo, Ian Stark su Murphy himself secondo, Ellen Bell su Troubleshooter terza.